fratelli e sorelle, buonasera. Prima di tutto vorrei fare una preghiera. È davvero una guerra per problemi o è una guerra commerciale per vendere queste armi nel commercio illegale? È la domanda che ha posto Papa Francesco nel discorso tenuto per l'Angelus, con il quale ha proseguito il suo appello alla pace dopo la grande veglia in piazza San Pietro di sabato sera. Domanda che certo milioni di persone si sono poste, spesso quando hanno suonato i tamburi di un ennesimo conflitto, e tanto più si pongono ora, con la crisi della Siria per la quale sembrano insensati anche nella logica della guerra stessa, cioè rovesciare equilibri politici, preparativi dei quali un giorno si dice che saranno chirurgici, senza voler rovesciare il regime di Assad, il giorno dopo decisivi per rovesciarlo, tralasciando la questione centrale chi ne prenderà il posto, questione sulla quale si sorvola nel rinnovarsi di segnali che certo non sono rassicuranti su quella o quelle che dovrebbero essere le nuove leadership. Nella veglia di sabato la flebile voce di Papa Francesco è assorta a segno di speranza per il mondo intero, innalzandosi a un livello morale che riduce a dimensione davvero minima la grandezza di quelli che sarebbero i potenti. Quando l'uomo pensa solo a se stesso, ai propri interessi e si pone al centro, quando si lascia affascinare dalle idoli del dominio e del potere, quando si mette al posto di Dio, allora guasta tutte le relazioni, rovina tutto e apre la porta alla violenza, all'indifferenza e al conflitto. Un appello, quello di sabato, che è stato asciutto senza niente lasciare a generico, ma indicando con chiarezza la radice profonda del male che flagella il mondo. Questa è la verità. In ogni violenza e in ogni guerra, noi facciamo rinascere Caino. Noi tutti. E anche oggi continuiamo questa storia di scontro tra i fratelli. Anche oggi alziamo la mano contro chi è nostro fratello. Anche oggi ci lasciamo guidare dalle idoli, dall'egoismo, dai nostri interessi. E questo atteggiamento va avanti. Abbiamo perfezionato le nostre armi. La nostra coscienza si è addormentata. Abbiamo reso più sottili le nostre ragioni per giustificarci, come se fosse una cosa normale. Continuiamo a seminare distruzione, dolore, morte. La violenza, la guerra portano solo morte, parlano di morte. La violenza e la guerra hanno il linguaggio della morte. E chiara è stata anche la strada indicata dal Papa, che con tre interventi in una settimana si è posto come l'interlocutore più credibile, la voce più autorevole che sinora abbia unito invece che dividere, in una crisi che dalla Siria minaccia, tanto più in caso di attacchi, di coinvolgere altri paesi e sconvolgere equilibri già così assai precari. È possibile percorrere la strada della pace? Possiamo uscire da questa spirale di dolore e di morte? Possiamo imparare di nuovo a camminare e percorrere le vie della pace? Invocando l'aiuto di Dio, sotto lo sguardo materno della Salus Populi Romani, Regina della Pace, voglio rispondere. Sì, è possibile per tutti. Questa sera vorrei che da ogni parte della terra noi gridassimo: sì, è possibile per tutti. Anzi, vorrei che ognuno di noi, dal più piccolo al più grande, fino a coloro che sono chiamati a governare le nazioni, rispondesse: sì, lo vogliamo.